A Sesto per raccontarvi la partita tra Sestese Calcio e Quarrato Olimpia, valevole per la quinta giornata del campionato di promozione toscana. Girone A sul Marsiglia, prova ad andare col sinistro, Marsiglia centrale, ecco il primo sussulto della partita. Le sue classiche azioni di rottura, prova ad andare in verticale per Vigni, la palla è buona, attenzione a Vigni, la sterzata punta all'avversario, Vigni con il destro, centrale facile per Giusti, Bettazzi prende il fondo, grande giocata, il cross è interessante, arriva Bonfanti. Pallone alto, iniziativa di Bettazzi, Caccio, Vigni, in verticale, la palla per Nania è buona, è in posizione regolare, attenzione a Nania, Nania, risposta di Giusti, ancora Nania con Giusti, non perfetto il estremo difensore della Sestese, Bonfanti zona tiro, prova di tagliarsi lo spazio, va col destro e Bacciosi manda in calcio d'angolo, bella, sinistro, prova ad innescarsi, Vigni, resiste un po' di carico, va sul sinistro, Vigni! Pallone sul fondo, azione tutta griffata. Giocato da squadre che hanno cercato di non farsi troppo male. Qualche azione nel finale che ha ravvivato l'indice generale, il voto generale del primo tempo, che comunque direi che non supera di molto la sufficienza. Attenzione a Nania, prova il destro centrale, ha provato una soluzione personale. Gori va con il destro e Bacciosi alza in calcio in angolo. Va De Gori, la palla molto arcuata, la deviazione, c'è gol, lo segna Bellagamba in anticipo, dopo le sbavature di inizio secondo tempo, mette la ciliegina sulla torta con la deviazione decisiva per il punto dell'1-0 al minuto 22, la Sestese la sblocca, gol dell'1-0 dal calcio d'angolo. Poi riesce a lavorare il pallone e offrirlo all'Asri per Di Vico, buona la palla Di Vico, Rocchetti ancora superbo, poi contrasto con Di Vico che dà una gomitata a Rocchetti ed è cartellino rosso, espulso Di Vico per la gomitata a Rocchetti. Rocchetti che viene placato, arriva De Gori, al 47 rimane in 10 la Sestese. Raimondo, palla in avanti, Rocchetti a fare la punta aggiuntiva, attenzione a Nania, Nania in area di rigore, Nania la protegge, prova a girarsi, pallone sul fondo, vorrebbe la deviazione che non c'è, minuti in più per l'espulsione, Piana in avanti a cercare Nannini, di testa Dainelli, chiude bene, adesso è finita davvero, adesso la Sestese porta a casa, 3 punti d'oro, 1-0, gol di Bellagamba che decide il match.